figli su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Buona preparazione alla Pasqua! Dal mio cilindro vengono fuori solo conigli quest'anno. Ve l'ho detto, sono particolarmente propensa a proporvi questo tipo di soggettino pasquale. E allora oggi andiamo a scoprire un modo super semplice di creare un coniglio con un gomitolo di lana, un po' come abbiamo fatto con il pulcino l'anno scorso, che vi allego tra le schede informative. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si fa a far venire fuori un coniglio dal nostro cilindro. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro coniglietto con un gomitolo di lana. E allora, un gomitolo di lana bianco, poi un nastrino con cui faremo il cravattino del nostro coniglietto, del feltro con cui faremo le orecchie del nostro coniglietto, della carta velluto rosa con cui faremo l'interno delle orecchie del nostro coniglietto. Ci serviranno anche due pompon piccoli e vi metto tra le schede informative il video in cui li troverete. E poi una matita, un paio di forbici, la colla a caldo con relative stecche, ma anche una colla normale tipo attaccatutto, block, attack, quello che vi pare, dei bottoncini, un bottoncino rosa per il nasino e due occhietti di quelli che si muovono. Io questi col sopra azzurro li ho presi da Tiger. Poi un paio di forbici. Cominciamo subito. Prendiamo dal nostro gomitolo di lana un pochino di lana. E allora cosa facciamo? Arrotoliamo su un dito, ma su un dito grande, quindi il pollice, un po' di lana, così. Fatto un certo spessore, così, una ventina di giri, tagliamo. Sfiliamo e tagliamo anche un pezzettino di lana. Sfiliamo quello che abbiamo fatto dal nostro pollice, inseriamo il pezzettino di lana che abbiamo tagliato all'interno del cerchio di lana che abbiamo così creato, tiriamo e leghiamolo ben bene. Quindi eliminiamo tutti i laccetti in eccesso. Questo sarà uno dei due baffi del nostro coniglio. Con questo faremo proprio il musetto. Quindi facciamone un altro uguale. Ok, cominciamo subito a costruire il nostro coniglietto. Come prima cosa prendiamo un pezzettino della lana, così, del gomitolo stesso. E come abbiamo fatto l'anno scorso per il pulcino, che vi allego qui tra le schede informative, dividiamo un pochino, quasi a metà, il gomitolo stringendo fortissimo. Fortissimo, vero che stringiamo fortissimo? Fortissim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 iss
respirando? Ora metti un dito qua. Schiaccia forte e non mollare. Schiaccia forte e non mollare. Leva il dito. Bravissimo. A questo punto quello che avremo sarà questo. Bene. A questo punto prendiamo il nostro feltro. Se volete, se avete necessità, disegnate le orecchie, se no tagliatele direttamente come farò io, facendo appunto le tipiche orecchie da coniglio. Se volete la forma, la trovate nel tutorial del coniglio fatto con i pompon, sono proprio uguali. A questo punto prendo della carta velluto e faccio due orecchiette un po' più piccole da alloggiare all'interno di queste così grandi, ok? Prendo della colla e cospargo il retro di queste orecchie. Attacco una qui. Adesso con la pistola a caldo creo un punto centrale qui e chiudo. Esattamente come abbiamo fatto per il coniglio pompon. Come prima cosa, qui al lato del buco centrale del gomitolo allargo un po' lo spazio. Aspetta amore, ora guarda che facciamo, eh? Allargo lo spazio, metto un punto di colla così e inserisco
il primo orecchietto del coniglio e mi aiuto con qualcosa per infilarlo ben bene dentro, così. Dall'altra parte faccio esattamente la stessa cosa, quindi voilà, e anche il secondo orecchio è messo morbido 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 morbido. Adesso dobbiamo appiccicare il nasino e lo mettiamo qui al centro. Attenti a non bruciarvi con la pistola, eh? Voilà! Accanto al nasino mettiamo i baffotti che abbiamo creato prima e appiccichiamoli sempre usando la colla a caldo. Da una parte i baffotti, ora appiccichiamo gli occhietti, giusto? Azzurri come i miei. Azzurri come i tuoi. Mettiamo un punto di colla dietro un occhietto, così. Per la testolina creiamo, il nostro è un coniglio molto sbrex e quindi al centro mettiamo un bel pompon. Potete mettere anche i cappellini che in cartoleria vendono già fabbricati, no? Sono dei simpatici cappellini di plastica vellutata, ma io preferisco il pompon. Adesso mettiamo un bel nastrino attorno al collo del nostro coniglio e facciamo un bel fiocchetto e mettiamolo al centro. Rifiniamo il corpicino apponendo dei bottoncini, uno, e va bene così perché non è tanto grande, ok. E adesso mettiamo il pompon sulla coda, un pompon, e facciamo la coda. Poppete. Ed eccolo qui, il nostro coniglietto bello e pronto per essere regalato. Se vorrete, nella parte inferiore trovate il buco. Io qui non metterò né piedini né niente, tanto lui sta su tranquillamente. E ne approfitto anche per farcirlo con delle ovette. Quindi prendo degli ovettini e farcisco l'interno del mio coniglio. Bene, ed ecco qui il nostro coniglietto bello e pronto per essere regalato, farcito di uova, e credo sia un simpaticissimo amichetto da regalare a Pasqua ai più piccoli. Morbidoso, coccoloso, carinissimo anche come segnaposto. Se magari aggiungiamo così un tag e scriviamo o buona Pasqua o semplicemente il nome del commensale. Questi tag li comprate da Tiger al reparto giardinaggio. Quindi mettiamolo qua, guarda. Mamma, dai, scrivolo. Scrivolo cosa? Buona Pasqua? Sì. Va bene, ora lo scrivolo e dopodiché noi ci vediamo. Dopodiché vi lascio le foto, quindi noi ci vediamo dopo. Ciao, buona Pasqua! Ora lo scrivolo! Anche per questo che scatti la caccia al nome. La prima la chiamiamo Pasqualina, il secondo che maschietto, ditemi voi come lo dobbiamo chiamare. Banale Pasqualina, insomma, ma un coniglio Pasqualina ci sta, ci sta. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, io vi aspetto sempre anche sui miei due altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K, e vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te,